studioso e propugnatore della dimensione culturale della storia, ritenuto uno dei più autorevoli e noti storici europei. È considerato inoltre uno dei più competenti studiosi del periodo del Rinascimento italiano, al quale ha dedicato importanti testi. Espatriati ed esuli nella storia della conoscenza, a partire da una straordinaria messe di casi rintracciati in un arco storico che va dal XV secolo all'epoca contemporanea, il libro documenta gli effetti positivi che il fenomeno dell'espatrio produce dal punto di vista del progresso intellettuale. Mettendo a contatto la loro cultura di partenza con quella del paese di arrivo, espatriati ed esuli contribuiscono infatti all'avanzare e al diffondersi della conoscenza. Informazioni nuove e stili di pensiero differenti circolano, si ibridano, aprono le menti e sprovincializzano la cultura. Nel bilancio della vita culturale, l'espatrio, volontario o subito, è dunque un guadagno più che una perdita, una lezione da tenere presente quando si facciano avanti tentazioni autarchiche. Buonasera, professor Peter Burke, spero stia bene e grazie di aver accettato il nostro invito di essere qui presente, anche se virtualmente lei a Cambridge e noi qui a Bologna, nella splendida sala dello Stabat Mater. Benvenuto alla 17ª edizione della Festa Internazionale della Storia. Come ho già ricordato precedentemente, il tema della nostra conversazione, della nostra intervista, verte su uno delle ricerche, degli studi che da diversi anni sta conducendo nell'ambito della storia della conoscenza e nell'ambito del fenomeno della storia delle diaspore, in particolare un suo recentissimo libro che affronta il tema dell'espatrio e degli esuli nella storia della conoscenza. E quindi benvenuto alla Festa Internazionale della Storia e possiamo iniziare questa nostra conversazione. E diciamo che la scelta anche di poter conversare con lei questa sera è fortemente legato al titolo che abbiamo dato quest'anno alla Festa della Storia. Il titolo è La storia siamo noi, cambiamo il mondo, ma il mondo cambia noi. A partire da questo sottotitolo dell'edizione della Festa della Storia, che ha raggiunto la sua 17ª edizione, lei affronta e studia un numero davvero ampissimo di casi di esuli e di espatriati dal XVI secolo fino al secolo scorso, dal 1500 fino al 2000. Lei che è nipote di 4 nonni che sono stati esuli ed espatriati. Quindi vorrei chiederle come prima domanda di poter contestualizzare dal punto di vista terminologico, dal punto di vista lessicale, il tema degli esuli e il tema degli espatriati, perché lei all'interno appunto del suo volume parla degli esuli come intellettuali privilegiati, intellettuali che lasciano la loro patria e vanno verso un luogo che li accoglie, quindi intellettuali privilegiati che vivono una extraterritorialità e quindi assorbono in questo ibridismo aspetti estremamente positivi perché possono cogliere e raccontare quella realtà con un nuovo punto di vista, e l'espatriato, come ricorda nel suo libro, che lascia volontariamente, prevalentemente volontariamente, la patria per interessi, e fa l'esempio per esempio dei missionari. Ecco, vorrei, professore, che si concentrasse proprio sull'aspetto lessicale. Cosa vuol dire essere esuli? Cosa vuol dire essere espatriati? Sì, nel caso di un libro semi-globale come il mio, questo lessico è molto ampio, ma pensando nell'italiano c'è una lunga tradizione di questo vocabolario. Già troviamo la parola esilio in Dante. In Ariosto
profugo e Machiavelli fuoriuscito, ma per mio travaglio è molto importante fare una distinzione. Emigranti volontari, espatriati e emigranti involontari, possiamo dire esuli, rifugiati esiliati, sì. Questa distinzione è il chiave di questo libro. Benissimo. Rispetto all'analisi di questo tema, di questo fenomeno così ampio, lei ha individuato appunto delle premesse lessicali, ma anche un problema personale. E vorrei che si soffermasse non solo su questo, ma anche sul metodo, la metodologia che lei ha utilizzato, perché i suoi importanti studi che sono confluiti nei libri, sto pensando ai suoi studi sul Rinascimento italiano e tanti altri studi, si sono approcciati alla conoscenza e allo studio attraverso la metodologia prosopografica. Quindi storie che sono storie collettive, biografie collettive, ma al tempo stesso che si nutrono, diciamo, dell'insieme dello studio di biografie individuali. Quindi il problema personale e il discorso, il problema del metodo. Cominciamo con i problemi personali. Ci sono tanti problemi quotidiani, imparare e parlare una lingua straniera, trovare un nuovo impiego, molto difficile specialmente per le donne intellettuali. E ci sono problemi psicologici, perché quasi tutto è perso, la famiglia, gli amici, il paese, l'impiego, l'identità. A volte la risposta è il suicidio. E poi questioni di metodo. Mi piacerebbe fare due osservazioni. Primo, in questo libro, come lei ha detto, utilizzo il metodo prosopografico, come in libri precedenti sopra il Rinascimento italiano e sopra il patriziato di Venezia e di Amsterdam. Metodo prosopografico, cioè biografia collettiva assemblata dallo studio di biografie individuali. E secondo, il mio prassi, come quasi sempre, è comparativo, cioè cercando differenze e non solo similianze, confrontando epoche e confrontando luoghi. E in questo libro, privilegiando due studi di caso in particolare, gli esuli protestanti francesi del fine del Seicento, Huguenot diaspora, e nel secolo XX gli esiliati ebrei tedeschi degli anni 30. Bene, professore, nella storia intellettuale del XX secolo un tema centrale, credo, è il contatto, meglio lo scontro,
tra la cultura dell'empirismo anglo-americano e la cultura degli esiliati, in particolare appunto lei si sofferma sulla teoria tedesca. Ce ne vuole parlare? Sì, molto di dire sopra questo assunto, perché nella storia intellettuale europea del secolo XX, io credo un tema centrale è questo scontro, questa collisione tra la cultura dell'empirismo anglo-americano e la cultura molto più teoretico-tedesca. La teoria era rappresentata di esiliati come il grande sociologo Karl Mannheim, rifugiato nell'Inghilterra, benché egli fosse ungherese e non tedesco. E anche il filosofo Theodor Adorno, rifugiato negli Stati Uniti. A breve termine, devo confessare, questa collisione ha portato a molti malintesi, ma a lungo termine ha portato a una sorta di ibridazione, molto fruttifero questa ibridazione per la conoscenza. Infatti, professore, perché il tema che lei affronta degli esiliati, degli espatriati, è un tema globale, di storia globale, davvero molto, molto estesa. E lei affronta questo tema partendo dai bizantini, dai persiani, dagli arabi, fino ad arrivare appunto ai giorni nostri, parla dei monaci e dei buddisti. Ecco, volevo chiederle in particolare di soffermarsi su questo aspetto così significativo della storia globale. Cosa vuol dire fare storia affrontandola con un metodo, un modo che è assolutamente globale, così esteso? Non stiamo parlando di storia locale, non stiamo parlando di storia generale, ma di storia globale. Sfortunatamente è una storia globale, perché nella storia ci sono tanti intellettuali esiliati. In tante parti del mondo e in tanti secoli. E sto pensando adesso sopra la storia del buddismo. Il buddismo in Cina iniziò con espatriati indiani, missionari, e il buddismo in Giappone iniziò con missionari della Cina. Grandi problemi di traduzione, gli scritti buddisti del sanscrito para cinese, del cinese para giapponese. Ma io credo che questa storia è una storia per qualcun altro raccontare, qualcuno che conosce le lingue necessarie. Ecco, professor Burke, i suoi studi trattano degli straordinari apporti, dei contributi che sono stati portati dagli esuli e degli espatriati. Il motivo per cui ha scritto questo libro non è stato tanto fare un decalogo, un elenco di tutti i contributi fatti dagli esuli e degli espatriati alla storia della conoscenza, ma anche chiedersi che cosa rende peculiari quei contributi. Quindi le vorremmo chiedere il concetto di esilio inteso come forma di educazione, cioè come può contribuire alla conoscenza. Sì, considero l'esilio come una forma di educazione, un'educazione dura, tough, non sentimentale, ma anche fruttifera, perché porta gli esuli a mettere in discussione i presupposti
sia della cultura ospitante in cui stanno imparando a vivere, e più tardi i presupposti della sua cultura originale. Almeno alcuni degli esiliati sviluppano una sorta di doppia visione, come lo storico Fritz Stern. Rifugiati negli Stati Uniti, guardando l'America con occhi tedeschi, ma e guardando la Germania con occhi americani. Professor Bark, mettendo a confronto le culture di partenza dell'espatriato con quelle del paese di arrivo, lei attesta che gli espatriati ed esuli contribuiscono all'avanzare e al diffondersi della conoscenza con nuove idee, stili di pensiero differenti che circolano, lingue, religioni diverse che si ibridano e aprono le menti. Può portarci qualche esempio? Sì, sto pensando in Arnaldo Momigliano, perché era una conoscenza personale. Momigliano, nei suoi molti anni in Inghilterra, insegnò a alcuni giovani inglesi, io compreso, che la storia della storiografia non era un argomento marginale, ma al contrario, era centrale. Lo studio della storiografia incoraggia gli storici a essere consapevoli dei loro presupposti, compreso i presupposti della loro nazione, compreso i presupposti del loro tempo. E tutto questo diviene chiaro facendo la storia della storiografia, che era visto per gli storici professionali inglesi avanti e come un interesse interessante, però marginale. Intanto una rivoluzione dopo l'arrivo di Momigliano. Potremmo parlare più generalmente di una doppia sprovincializzazione, sia degli esiliati che di alcuni indigeni come io. E questo è altro modo di parlare del fenomeno di ibridazione intellettuale. Certo, infatti professore, lei prima ha ricordato la sua esperienza con Arnaldo Momigliano, che ritroviamo all'interno del volume quando lei affronta il capitolo in particolare del grande esodo del secolo scorso, degli anni 30 del secolo scorso, perché tutto il libro e le sue riflessioni partono, come abbiamo ricordato, dal 1500, dalle grandi spostamenti, dalle grandi migrazioni, arriva fino alla caduta di Costantinopoli per mano degli ottomani, il ruolo anche degli esuli greci e di come insomma, beneficiarono anche di una particolare attenzione e interesse che ebbero in quel periodo, e quindi furono chiamati dentro all'interno delle corti, nelle università, come nelle stamperie europee. Affronta e parla appunto della diaspora ebraica dopo la riconquista di Granada, da insomma, tante diaspore, arrivare, sto facendo ovviamente dei salti giganteschi fino alla diaspora russa, è appunto un tema centrale, importante, proprio dedicato al grande esito, e quindi una realtà che coinvolge la Spagna, coinvolge la Francia, l'Italia, da Enrico Mattei fino
arrivare appunto Armando Momigliano e poi anche, lei prima l'ha ricordato, Theodor Adorno. Ecco, ci vuole proprio parlare di questo aspetto essenziale di quella storia globale. Sì, voglio dire che l'impatto all'estero di questi scienziati e studiosi variava a seconda delle condizioni locali. L'Inghilterra è molto differente dagli Stati Uniti, eccetera. Ma comprese le discipline accademiche. Per me è difficile parlare molto della fisica, ma io sono più lieto parlando dell'umanità e le scienze sociali. E nel caso di rifugiati accademici in Gran Bretagna, questo caso che conosco meglio che altri casi, il loro impatto maggiore è stato, io credo, su due discipline, prima la sociologia e poi la storia dell'arte. Perché è molto importante cercare le esplicazioni. Secondo me, poiché entrambe queste discipline erano piccole e marginali nella Gran Bretagna negli anni 30. Ma, al contrario, queste due discipline erano molto bene sviluppate in Europa centrale, compreso Alemagna. Dunque, i rifugiati tedeschi potevano esercitare maggiore influenza, tra cui il sociologo Karl Mannheim, già parlato, e gli storici dell'arte del Warburg Institute, Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, un istituto che andò in esilio collettivo dopo l'ascesa di Hitler, diventando Warburg Institute, perché in Inghilterra Warburg pare un strano nome. Warburg Institute con Panofsky e dopo Edgar Wendt e finalmente Ernst Gombrich, austriaco, non tedesco, ma una cultura non molto distante di... E dunque, professor Burke, nel bilancio della vita culturale, l'espatrio volontario o subito è un guadagno, è sicuramente un guadagno più che una perdita, e la sua lezione, quello che ci restituisce con i suoi studi in questo volume, è importantissima, assolutamente da tenere presente, soprattutto quando si fanno avanti, lo sappiamo molto bene, oggi tentazioni autarchiche. Quindi appunto nel bilancio lei sottolinea in maniera importante e decisa il guadagno di questo incontro, di questa ibridazione, più che una perdita. Bisogniamo, io credo, fare una distinzione tra due punti di vista. Penso che per gli stessi esiliati le perdite possono superare i guadagni, perdite personali, ma al contrario per i paesi ospitanti sono i guadagni che superano le perdite. E se c'è una lezione per noi
nella storia degli intellettuali esiliati e espatriati è una lezione doppia. Il paese che lasciano gli esuli diventa più chiuso, più provinciale. Sto pensando soprattutto dell'Austria. Dopo questo brain drain, come dicono gli americani, mentre all'altro lato i paesi in cui arrivano diventano meno provinciali e più aperti. Ma devo dire, sfortunatamente, come illustra il destino di tanti rifugiati di oggi, il mondo non ha ancora imparato questa lezione. Peccato. Professore, un'ultimissima battuta prima di lasciarci. Nel suo volume lei fa menzione della Brexit. Un suo commento all'indomani del referendum, lei si interroga sull'esito di quel referendum, lei parla appunto di tradimento del Regno Unito che ha conquistato i successi in ambito culturale grazie alla sua vocazione ad accogliere e a integrare esuli ed espatriati. Una battuta finale rispetto appunto alla situazione della del Regno Unito. E i problemi di posso dire scala, venti rifugiati benvenuti, 200, sì, ma 2.000 più difficile, milioni molto più difficile, dunque grandi differenze nel clima dei paesi ospitanti degli anni 30 e oggi. Adesso paesi come Olanda, Inghilterra, una volta molto aperto per stranieri, molto meno oggi. E questa paura being swallowed up, I would say in English, come dire in italiano. E perché è un diluvio oggi, e now era negli anni 30. Bene, grazie, grazie professore di essere stato con noi a questa edizione molto speciale della Festa della Storia, con davvero l'auspicio di poterla incontrare presto nel nuovo anno, nel 2021, in presenza qui con il pubblico ad ascoltarla e a ragionare insieme ancora su tante tematiche della storia globale, dei suoi preziosi studi che per noi sono delle lezioni molto importanti. Quindi grazie professore e alla prossima. Alla prossima. Forse nell'anno prossimo in Bologna stesso. Benissimo. Grazie a lei. Grazie, grazie, grazie professore. Arrivederci. Arrivederci.